Ciao a tutti, sono Luis Alberto Leviana, mi candido per il Movimento 5 Stelle al Parlamento. Adesso vi racconto velocemente di me e poi vi racconto un po' magari più specifico sul mio impegno politico. Sono nato in Venezuela, sono cresciuto la mia infanzia nella scorsa lì e nel 74 sono arrivato in Italia con mia madre, che è italiana e che mi ha trasmesso la nazionalità. Ho imparato velocemente l'italiano, ho seguito un regolare corso di studi, prima con la maturità scientifica e poi con la laurea in scienze dell'informazione. Poco dopo la laurea, meno di un mese, già lavoravo, erano altri tempi, probabilmente rispetto ad adesso. Dopo un altro anno e mezzo ho cambiato azienda e sono cominciato a lavorare in Italtel, dove lavoro tutt'oggi, dopo più di 20 anni. Per un periodo ho preso un periodo di aspettativa e sono andato in Africa a fare il cooperante allo sviluppo e ho aiutato, diciamo, le popolazioni locali attraverso un impegno in un istituto dove ho insegnato le materie che conoscevo, le telecomunicazioni e l'informatica. Dopo, però, per il mio lavoro ho sempre viaggiato molto, sono andato molto in Sud America, anche per un periodo ho anche vissuto a Buenos Aires, in Argentina, per poco più di un anno. Poi, comunque, diciamo, quindi in generale sono sempre stato molto attento a tutto quello che mi circondava, e quindi anche alla politica italiana, e nel 2009 ho scoperto Beppe Grillo e quello, il movimento nascente. Mi sono candidato nelle elezioni comunali di Pavia nel 2009 ed ero presente anche al 4 ottobre 2009 alla fondazione, al Teatro Smeraldo del Movimento 5 Stelle. Beh, da quel momento il mio impegno nel Movimento 5 Stelle è cresciuto sempre di più, in maniera, è stato per me sempre un impegno più forte e più coinvolgente. Quindi le tappe più importanti le posso elencare velocemente, sono appunto la candidatura alle elezioni comunali di Pavia nel 2009, la candidatura alle elezioni regionali lombarde nel 2010, un forte impegno come membro del comitato promotore della legge iniziativa popolare Zero Privilegi, che è nata qui in Lombardia e che poi si è estesa in tutte le regioni italiane, che ha l'obiettivo di ridurre i costi della politica, a cominciare da quella regionale. Sono stato referente anche per Pavia del Comitato contro il nucleare e per quello per l'acqua pubblica, che è stato un grande successo, e personalmente mi sono impegnato fortemente nella lotta contro l'infiltrazione dell''ndrangheta nella politica pavese. Beh, questo è un po', quindi un po' il mio curriculum. Beh, però diciamo, vediamo un attimo un po' di più quali sono le mie idee della politica. Beh, molto semplice, io credo che la politica deve essere fatta con spirito di servizio, di essere fatta avendo come riferimento la gestione del buon padre di famiglia e pensando che deve essere fatto per un periodo limitato della propria vita, non deve essere una professione, non deve essere fatta per tempi troppo lunghi, però questo naturalmente, inevitabilmente, crea situazioni di dominio contrastato e di un vero e proprio baronato. Quindi per me nella storia, se dovessi prendere un esempio, sceglierei quello del senatore Cincinnato, che nell'antica Roma finì il suo mandato e tornò alla sua amata Campania senza nulla pretendere e con la massima tranquillità. Beh, questo invece non è l'esempio che ci sta dando la politica italiana. La politica italiana è una casta che ci sta dominando, che ci sta dimostrando una politica come un affare sporco, un affare per pochi, un affare da combattere. Beh, questo è un danno fortissimo che si sta facendo all'Italia e alla collettività. Beh, questo però noi dobbiamo combattere. Questa deriva deve essere assolutamente fermata. È il modo più semplice, secondo me, più evidente, è col nostro esempio, col rigore nelle spese, il rigore nel ridurre i costi della politica e dando priorità anche all'applicazione dei principi della nostra Carta Costituzionale. Prima di tutto il lavoro, e qui l'impegno che secondo me deve essere molto forte è quello di riuscire a conciliare, ecco, a rendere compatibili lo sviluppo umano, quindi il lavoro con l'ambiente, che è una risorsa finita che stiamo distruggendo, che rischiamo di non dare in eredità ai nostri figli. Questa è una cosa gravissima e che non deve succedere assolutamente. Per quanto riguarda il mio impegno parlamentare, io penso di essere una persona, per quello che ho potuto vedere questi oltre 50 anni di vita, una persona che naturalmente ispira fiducia, e questo è importante, sia per in un forte impegno parlamentare, ma anche durante la campagna elettorale, e mi impegno ad essere
portavoce, l'attore nelle sedi istituzionali di attivisti e del Movimento 5 Stelle in generale. Perché una delle caratteristiche fondamentali, secondo me, è quella di riuscire a fare gruppo, a coinvolgere tutti, ad ascoltare soprattutto. Quindi mi impegno in modo, diciamo, strutturato, quindi con incontri periodici, con incontri anche virtuali tramite la rete, ma anche in maniera più estemporanea e diretta, ad ascoltare, a sentire tutte le istanze che arriveranno dal movimento e anche dai cittadini in genere. Questo è l'impegno che mi sento di prendere in assoluta tranquillità. Quindi alla fine, già vi ho annoiato forse troppo, vi chiedo se avete fiducia in me di votarmi e consentirmi di candidarmi al Parlamento. Grazie.